Buonasera a tutti, bentrovati alle degustazioni delle ore 17. Lunedì scorso c'è stata una bella serata di degustazione nella quale abbiamo messo a confronto il Collio contro l'Alto Adige. È stato, come dire, più che una degustazione scontro, due territori a confronto su un unico vitigno per valutarne appunto la qualità della produzione e come soprattutto questi due territori interpretano questo un singolo vitigno. Abbiamo scelto un vitigno molto forte, molto importante, abbiamo scelto il Sauvignon perché ovviamente essendo un vitigno aromatico è un vitigno che in qualche modo marca maggiormente la territorialità. E abbiamo scelto i due territori che più di tutti credo che in Italia rappresentino l'eccellenza dei vini bianchi e quindi anche del Sauvignon. Due territori naturalmente molto molto diversi per situazione ambientale, situazione geografica e situazione geologica, ma che esprimono in qualche modo una grande ricchezza, una grande qualità, una grande finezza. Sostanzialmente ci troviamo con due differenze sostanziali. Da una parte in Alto Adige ci troviamo su dei terreni, dei detriti dolomitici e dall'altra parte invece nel Collio abbiamo la cosiddetta ponca, cioè questa formazione emersa dai fondali marini che ha dato vita a questo suolo estremamente ricco, estremamente complesso. Messi a confronto quindi questi vini, il pubblico è stato chiarissimo, ha decretato sicuramente il successo del Collio rispetto all'Alto Adige, ma cerchiamo appunto di capire da dove viene questo successo dell'una parte contro l'altra. Il tutto naturalmente si è giocato sull'evidenza, sulla schiettezza dell'aromaticità del Sauvignon e certamente l'Alto Adige è riuscito ad esprimere una complessità, diciamo così, del vitigno con tanta carica fruttata come d'altra parte un pochettino emblema per questo territorio. Dall'altra parte invece il Collio ha marcato fortemente l'aromaticità del vitigno sottolineando proprio, come dire, i toni più penetranti, più forti, più incisivi del vitigno. Abbiamo preso tre vini proprio per esemplificare questo scontro e questo risultato. Abbiamo preso il Flora Sauvignon dell'Alto Adige della cantina Girlan di Corneiano. Abbiamo preso nel Collio il Villa Russiz, il Sauvignon de la Tour del 2009, tutti i vini del 2009, e il Ronco delle Mele Collio Sauvignon di Venica. Cominciamo quindi ad assaggiare questi vini per capire appunto quali sono le loro caratteristiche, quali sono le loro personalità. Questo vino dell'Alto Adige naturalmente ha tutta questa grande ricchezza aromatica che fonda proprio il suo elemento dominante sulla parte fruttata. Molta banana, molto frutto della passione, con qualche nota anche di mela molto matura, appena appena contornata da questi accenni floreali dolci, un pochettino di rosa, più leggero e più in sottofondo, diciamo così, il tono vegetale del Sauvignon. Quindi questi tocchi appena appena di foglia di pomodoro, di peperone, ma molto leggeri, molto delicati. Anche al gusto la parte fruttata prende il sopravvento. C'è una grande dolcezza, una grande maturità, come dire, una tessitura molto fine, molto sottile di questi aromi. Molto equilibrati, tutti giocati, diciamo così, sull'eleganza, sulla complessità e sulla dolcezza. Un vino quindi decisamente figlio della sua terra, perché proprio esprime, come dire, quella dolcezza, quella maturità e quel tono sempre fruttato che hanno i vini dell'Alto Adige. Passiamo invece nel Collio per appunto trovarci con questo Sauvignon de la Tour del 2009, dove invece l'impatto aromatico è decisamente più immediato, più forte, più penetrante. C'è un tocco vegetale fortissimo, molta foglia di pomodoro, peperone, note anche aromatiche molto incisive con questo timbro floreale di fiore di sambuco, così penetrante, così insistente, così netto. Appena appena
addolcito, diciamo così, da un pochettino di petalo di rosa che rende questa aromaticità un pochettino più morbida, un pochettino più carezzevole, ma sempre, diciamo così, con un carattere estremamente forte, con un carattere estremamente maschio, diciamo. In bocca, diciamo che questa nota vegetale, questa nota floreale lascia un pochettino il passo anche ad una forza fruttata di notevole forza, di notevole peso. È certamente un frutto non così dolce e maturo come il precedente, ma nel quale si mischiano, si fondono ancora questi toni floreali, questi toni vegetali che danno molta forza, molta energia al vino, ma soprattutto il tutto è sottolineato da questa nota minerale, da questa nota di selce che tende, come dire, a evidenziare il gusto, a rafforzarlo, a dargli più forza e incisività. Sono proprio questi i caratteri che emergono dalla Ponca Friulana, sempre questa sottolineatura del gusto, questa intensificazione delle sensazioni che vengono proprio rafforzate da questa terra. Ed ora il Ronco delle Mele di Venica. Il vino che tra l'altro è stato preferito dal pubblico, quello che ha raccolto i maggiori successi. È un vino schiettissimo che mostra immediatamente il suo carattere con queste note floreali fortissime, con questo fiore di Sambuco deciso, netto, appena appena contornato da queste note vegetali, ancora il peperone, il finocchio, la foglia di pomodoro, ma tutto giocato attorno a questa sensazione molto molto forte, molto incisiva e molto penetrante. Un pochettino più in sottofondo il frutto della passione, abbastanza dolce, abbastanza maturo, un piccolo richiamo, ma molto leggero, alla rosa e una sottolineatura fortissima ancora del timbro minerale. Quindi una sensazione olfattiva decisamente forte, decisa, molto molto immediata e molto incisiva. Anche al gusto arriva fortissima questa sensazione vegetale, decisa, netta, di grande freschezza, di grande complessità, di grande forza. È un frutto maturo ma sostanzialmente sottolineato continuamente da queste note verdi, da queste note vegetali, alle quali al gusto fa da sfondo un pochettino la nota floreale che si è lievemente ammorbidita rispetto a quella olfattiva, ma certamente ha un carattere netto, deciso, immediato e che lo rende davvero perfettamente riconoscibile e distinguibile da qualsiasi altro vino che si possa fare al mondo. Un vino decisamente quindi con una personalità nettissima, riconoscibile e sempre molto molto forte. Forse sono proprio questi i caratteri che il pubblico ha sentito e ha riconosciuto e che quindi ha premiato. Una forte riconoscibilità non soltanto del vitigno, ma anche dell'ambiente e quindi di questa famosa etichetta. Io ringrazio tutte le aziende per la loro qualità, per la loro bravura, per i grandi vini che riescono sempre a produrre. Ringrazio anche voi della vostra attenzione e vi do appuntamento come sempre alla prossima settimana.